Bene ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, siamo in divisione 5. I primi 3 punti li abbiamo fatto grazie all'ultima vittoria eclatante contro il Real Madrid. L'hanno schiattata a capo, detto proprio sinceramente. E adesso proviamo ad andarci a prendere gli altri 3 punti. Nel frattempo, vi invito a mettere mi piace al video se vi fa piacere e di seguirmi per rimanere sempre aggiornati su questa fantastica scalata con giocatori solamente del Napoli alla divisione 1. Detto ciò, ragazzi, andiamo alla partita perché mancano altri 10 punti per provare a salire in divisione 4. La strada è ancora lunga in questa divisione. Ho portato le modifiche alla squadra con qualche istruzione individuale e qualche altra cosa. Grazie anche a qualche consiglio dei ragazzi che mi hanno scritto sotto i commenti di YouTube. Proverò a giocare in maniera differente. Non sarà facile perché chiaramente non mi è facile cambiare la mia metodologia di gioco, però mi hanno dato dei consigli e vorrei provare a sfruttarli se riesco. Intanto Napoli contro Napoli, sempre interessante queste cose. Vediamo il nostro avversario quali fenomeni ha in campo. Noi giocheremo con la formazione tipo del Napoli. Fino ad ora, tra l'altro, sono contento perché Kim ancora non è ufficiale al Bayern. Non è ancora ufficiale al Bayern e quindi sostanzialmente posso ancora usarlo. Tanto Rachmani sta una merda e ci giochiamo un grande Ødegaard titolare. Wow, spettacolo! Il resto è tutto ok. E quindi dicevo, aiuto. Kim ancora non è ufficiale al Bayern, quindi possiamo utilizzarlo. Mi sto tenendo ancora Dombélé e Berezinski giusto in attesa dei nuovi acquisti eventuali, o di capire chi saranno i giocatori che li andranno a sostituire. Probabilmente potrebbe essere anche qualcuno della primavera, perché visto che Garcia si è portato tanti tanti giocatori della primavera, quindi andremo a capire. E anche se potrei, volendo andare a prendere Dembe, che a quanto ho capito probabilmente resterà a Napoli, almeno per il momento non sembra intenzionato ad andare via. Detto questo, attendiamo che il nostro amico decida di iniziare la partita. Intanto lui qualche fenomeno ce l'ha. Lui qualche fenomeno ce l'ha. L'ho visto tipo Messi sicuramente. Se non erro, Bruno Fernandes ho visto. C'è un po' di fenomeni. Quindi giocheremo con Ødegaard titolare. E non sarà facile, ragazzi, perché non è proprio totalmente questo fenomeno. Ah, sono contento che Gollini è tornato. Prima cosa perché io penso che Gollini sia un portiere veramente forte. Quindi avere due portieri come Meret e Gollini in una squadra, secondo me, può essere solo positivo. Quindi questo per quanto riguarda il Napoli. E poi sono contento perché me lo posso tenere anche qui e non dovrò andare a prendere un altro portiere che mi farà da secondo a Meret. Detto questo, che stiamo parlando tanto, il nostro avversario non ha intenzione di iniziare la partita e stiamo perdendo niente tanto tempo. Adesso pare che ci siamo e siamo partiti, o stiamo per partire, o partiremo, non si sa. Eccoci qua, Bentornati Napoli amici di contro Sky, un Napoli. altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Se Proviamo succederà ad di andarci a seguire la cosa prendere fondamentale, quest'altra poi vittoria. adesso è meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Ci Si è proviamo. messa finalmente a sipario. Partiamo noi, I o oh sì, 22 per attori di lo oggi botto. sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme Ødegaard questi parla per 90 minuti di Kim. spettacolo. Proviamo a manovrare con Lobo. Ødegaard, Questa è vada anche sembra di sa, nuovo sopra la linea. Lobotka. Una cornice più Zielinski, perfetta per l'attacco. Osimhen. Anghissà, Di Lorenzo, palla per Lozano che dribbla, fallo sul Ciuchi. Calcio Fallo sul d'inizio per il Ciuchi, Napoli. attenzione. Abbiamo iniziato una buona azione manovrata. Ci C'è piace. già un calcio di punizione in posizione Zielinski. pericolosa. Zielinski vuole andare da Osimhen, lo cerca. Alla fine della palla arriva Giannino che prova a spizzare, niente da fare, Anghissà. Si gira Mario Rui! Gesù! Mario Rui di Non è riuscito a destro. trovare lo specchio della porta, ma deve Stava per ritirare. purgare il maestro. Stava per purgare. Ederson Moraes. Adesso deve andare al rilancio dal fondo. Ok. Rilancio di Ederson. Attenzione, Ødegaard a contrasto su Osimhen. Proviamo a contrastare. Attenzione.
Giannino Di Lorenzo e poi anche sta palla per Osimhen che appoggia Zielinski che fa correre che vince a Kvaratskhelia che si ferma, dribbling di Kvara, non riesce a tornare da Zielu, peccato, sembrava un'azione che si stesse sviluppando bene. Attenzione, si distendono loro, Giannino Di Lorenzo ferma tutto, poi la palla arriva da Osimhen, Zielinski fermato Zielu a centrocampo, un po' frettolosi. Cazzo, no, erroraccio di Ostigar. Attenzione, Kim. Lo sapevo che chiamava il fallo, cazzo. Cazzo. Provato a chiudermi, come l'ha espulso? Non me l'ha espulso. Questa è una fortuna, io ho fatto una cagata. Una cagata pazzesca ho fatto. Tanto Messi contro Meret. Messi contro Meret. Marò, mamma mia ragazzi, cioè, miracolo, siamo stati totalmente miracolati, ma stiamo soffrendo un po' troppo. Attenzione, maestro si oppone a Messi, calcio in angolo per loro. Zona del campo, spesso devi raccogliere la palla in fondo al sacco. Mamma mia, traversa palo di Messi sul rigore. Ah, due coglioni, madonna. Due coglioni. Che palle, queste pause infinite. Mi ammazzano. Attenzione, cross in mezzo, Osimhen. Anghissa, Mario Rui, usciamo qui in palleggio in maniera spaventosamente pericolosa e alla fine non riusciamo però a ripartire. Attenzione, vanno a ripartire loro, la palla finisce fuori, sì. Ripartiamo da rimessa dal fondo con Meret che prova ad andare lungo per evitare problemi. Prova ad andare da Osimhen che usa il fisico e appoggia per Anghissa che allarga per il Chucky Lozano, fantastico Lozano, qui ci vuole un cross, il Chucky cross in mezzo, c'è Osimhen che entra in aria, non ha calciato al volo. Ostigard parla per Lobo, Zielinski, Anghissa torna da Lobo che allarga verso Zielinski che appoggia a Kvicha Kvaratskhelia, dribbling di Kvara che la dà a Mario Rui che prova ad entrare, il cross di Mario Rui, Zielinski di testa, un po' telefonato, troppo lento quel colpo di testa. Giannino prova a contrastare, non ci riesce. Kim recupera palla e prova a darla a Giannino Di Lorenzo, errore di Giannino qui. Attenzione, adesso è ancora chiusura di Kim su Kvara. Guadagniamo la rimessa dal fondo, bella partita fino ad ora. Bella partita. Meret rilancia lungo verso Osimhen che prova a spizzare, Lobo non riesce a riprendersi quella palla e poi Kim, Di Lorenzo e Kim con... Lo sapevo, porco Dio. Ma perché non ha rilanciato subito? Io non capisco. Perché non ha rilanciato di prima, raga? Cioè io ho cliccato per rilanciare di prima. Ma che cazzo, ragazzi, dai. Proviamo a riprenderci subito. Lobotka torna da Meret che rilancia lungo. Zielinski, Mario Rui, palla per Kvicha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia prova ad andare da Anghissa. Mamma mia, ragazzi. Qua se la sono cavata, non siamo riusciti a concretizzare la situazione. Ostigard, Lobotka, Zielinski, Osimhen appoggia per Anghissa che allarga per Kvicha Kvaratskhelia, Anghissa, Kvaratskhelia, il cross in mezzo, troppo arretrato. Lobotka, attenzione, Kim la dà a Osimhen che prova a lanciare lungo verso Kvara, anticipato dal difensore. Allarga il gioco a destra. Oh, Mario Rui anticipa alla grande e poi prova a far partire Kvara in contropiede. Prova a fermarsi, fermato Kvaratskhelia che non riesce ad accendersi per il momento. Zielinski, Osimhen, palla per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara. Doppio dribbling, lì è il rigore, ragazzi. Doppio dribbling di Kvara che viene atterrato ed è calcio di rigore per noi.
si dà il dischetto, o si dà il dischetto. Tra lui e il pareggio. O si dà il dischetto. Osimhen, sapevo. E sbagliamo il rigore anche noi. In realtà volevo angolarla un po', ma pare che. Kvaratskhelia, c'è Meret. Che questa volta riesce. Mamma mia, ragazzi, che occasione abbiamo sprecato il rigore. In realtà, a quanto ho capito, quindi dopo aver caricato non si può cambiare la direzione, purtroppo. E io volevo cambiarla, ma praticamente non l'ha fatto, perché ho cliccato la freccetta a destra, niente da fare. Attenzione Kim, fuori gioco di Osimhen. Peccato io che stiamo giocando veramente bene e non meritiamo di perdere. Meret, prova ad andare ancora da Osi. Che spizza verso Anguissa, che allarga per il Chucky Lozano, prova il dribbling il Chucky, prova ad andare, fermato il Chucky, molto male Østigard, bel recupero palla, guadagniamo anche fallo laterale, vediamo se riusciamo a imbastire un'azione a volo, niente da fare il Chucky, recuperiamo palla, grandissima Anguissa. Zielinski prova a cambiare tutto da qui, c'è Kvaratskhelia, grandissima palla di Zielinski per Kvara, che però sbaglia tutto. Sbaglia tutto e finisce il primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante pensavo che se avessimo dominato un po' più noi, in realtà hanno tirato molto di più loro, quindi ragazzi, partita equilibrata, al momento sono loro in vantaggio. E entrambi con un rigore sbagliato, quindi Osimhen, Zielinski appoggia a Kvaratskhelia, che appoggia a Mario Rui, che la ridà a Kvara. Kvaratskhelia anticipa il difensore, anticipa il portiere, attenzione Anguissa, allarga per Lozano, che ha molto spazio Lozano, prova ad entrare in area Lozano, cross, calcio d'angolo. Forse potevamo sfruttare un po' meglio queste occasioni. Lobotka prova ad andare da Osimhen. Attenzione Osimhen, prova ad appoggiarla. Niente da fare. Zielinski contrasta ma non riesce a recuperare palla. Anguissa, Østigard. Attenzione Meret su Insigne. E poi Meret va subito da Mario Rui. Mario Rui va da Kvaratskhelia, che appoggia Zielinski, che vede Kvara che parte, gliela dà in profondità a Kvaratskhelia, prova a dribblare, ma il difensore lo aspettava lì. Poi Mario Rui, troppo frettoloso qui, troppo frettoloso. Attenzione Lobo su Osimhen, che riesce a tirare. Ma è fuori, e quindi ci prendiamo la rimessa dal fondo. Imbeccata nello spazio da manuale. Meret prova a rilanciare Meret lungo su Osimhen, che prova a staccare, non ci riesce, ma Lobo la dà a Zielinski, che allarga subito per qui c'è Kvaratskhelia. Kvaratskhelia prova a girarsi, fermato Mario Rui, recupera subito palla per Lobotka. Kvaratskhelia, Mario Rui, Lobo anticipato qui da Osimhen, che è tornato a difendere, incredibile. Proviamo a buttarci un po' in attacco. Østigard recupera una gran palla, fantastico. Osimhen non riesce a darla subito. Attenzione Kim di Lorenzo, appoggia per Meret, che rilancia di prima. Osimhen prova ad andare a spizzare Mario Rui, fa correre ancora Kvaratskhelia sulla fascia. Fermato Kvara, purtroppo. Non è riuscito a usare bene il fisico. Mario Rui che ovunque. Osimhen, Anguissa si gira alla grande, palla per Lozano. Di Lorenzo prova il cross dalla tre quarti. E ancora Mario Rui che ovunque. Di Lorenzo allarga per il Chucky Lozano. Lozano. Il cross di Lozano. C'è Zielinski che non arriva ad impattare. Zielo. Deve rincorrere. Attenzione Meret. Lobotka, palla per Osimhen. La gestiamo molto male qui, ma Anguissa alla fine riesce ad andare da Lozano, che appoggia Di Lorenzo, che la ridà a Lozano, che appoggia ad Anguissa, che fa partire Giannino Di Lorenzo, che la ridà ad Anguissa, ancora per Di Lorenzo. Fermato, secondo me qui ci poteva essere fallo. Meriteremmo il pareggio comunque, secondo me, eh? Meriteremmo il pareggio.
Mario Rui, l'uomo ovunque di questo Napoli, che presto perde palla a favore di Osimhen. Meret esce facile facile e blocca. Rilancio di Alex. C'erano buone opzioni di passaggio. Si fa anticipare Osimhen qui, attenzione. Kim che prova a Ronna Sand di Lorenzo. Ma che cazzo sta succedendo qui? Che cazzo sta succedendo? Mario Rui, break di Mario Rui. Adesso allarga per Kvaratskhelia, che la ridà a Mario Rui. Incredibile partita di Mario Rui stasera, ragazzi. Mario Rui ancora, ancora, ancora Mario, ancora Mario, ancora Mario. Mario Rui prova ad andare dentro da... Si è rischio Osimhen, incredibile. Ok, carica a portiere. Ma che puttanata. Che puttanata. Qua miracolo di Ederson. Allora, abbiamo Elmas e Staforte. Tolgo Zielinski che sta a terra. Raspadori, Simeone. Raga, tolgo un po' Osimhen perché sta stanco. E metto anche un po' Raspadori sulla sinistra, che sta forte al posto del Ciuchi. Anzi, proviamo a fare proprio una cosa molto diversa. E accentriamo un po'. Faccio diventare seconda punta. Kvara no, Kvara lo lascio largo. Sì, Kvara lo lascio largo. Proviamo a fare questa cosa con Raspadori un po' più vicino alla punta. E va bene così, il resto è tutto ok. Sì, Ostigard. Ostigard lo sostituiamo, mettiamo un po' Juan Jesus e spostiamo Kim a destra. Proviamo un po' così, vai giù. Che purtroppo siamo in svantaggio. Vediamo se il Ciolito. Attenzione, erroraccio del portiere. Il Ciolito, il Ciolito, il Ciolito. Non ho parole. Raspadori, dentro per Anguissa. Attenzione. Non ci credo, ragazzi, non ci credo, porco Dio. Non ci credo che mi sono mangiato, raga, che mi sono mangiato, raga, che mi sono divorato. Kim, Anguissa. Prova ad andare da Raspadori subito. Raspadori. Appoggia per Di Lorenzo, che prova a crossare. Sbaglia tutto. Kvara si mangia Lobo e parte il contropiede, ragazzi. Parte il contropiede. Attenzione, Juan Jesus. Riesce a metterci una pezza. Poi Kvara. Elmas dentro per il Ciolito, che allarga verso Raspadori. Attenzione, Raspadori. Dentro. Ancora errore, ragazzi. Ancora errore. Attenzione, Kim. No, Kim, dai, Kim, però. Lobot, attenzione, dobbiamo provare ad accelerare un po'. Raspadori si ferma alla grande. Lobot, se c'entra Lobo. Elmas. Troppo elaborato qui, troppo elaborato, troppo elaborato. Mario Rui, wow, un minuto. Mamma mia, scandaloso, un minuto scandaloso, ragazzi. Come un minuto di recupero. Mamma mia, ragazzi, come un minuto di recupero. Sicuramente anche un pizzico di sfortuna in questa sconfitta. Ma soprattutto, se gli attaccanti non la mettono, è difficile vincere le gare. Bisognerà lavorarci su. Una prestazione deludente da loro. Dopo aver subito... Brutta partita, ragazzi. Non meritavamo di perdere. Però ci becchiamo quest'altra sconfitta e quindi restiamo a 3 punti.